Paola Maugeri, Rock and Resilienza, diciamo un tuo esordio teatrale, mamma diversi mia. Anni dopo, tra l'altro una scuola e un corso di teatro addirittura a Parigi. Sì, ma dopo quante stagioni devi dire? Ne avevo 19, ne ho compiuti 50, quindi direi che 31 stagioni dopo debutto, non è mai troppo tardi della serie, ma il senso deve essere questo, non è mai troppo tardi per riappropriarci dei nostri sogni fondamentalmente. Anche perché quello che conta, lo sappiamo, è la felicità e in questo spettacolo Rock and Resilienza credo che comunque sia uno dei fili conduttori, raggiungere anche la felicità, la nostra serenità attraverso la musica. Allora, Torquato Tasso diceva: la musica è quella forma d'arte attraverso la quale l'anima torna al cielo, proprio per stare a sottolineare la grandezza di una forma d'arte come la musica. La mia felicità è imprescindibile da un certo ascolto e da un certo tipo di musica, quindi assolutamente sì, è come dici tu, cioè questo spettacolo vuole proprio ripercorrere la mia grande passione musicale, ma anche le storie umane che si sono intessute all'interno dei miei brani preferiti. Ci racconti un po' come è nata l'idea dello spettacolo, perché conosciamo quello che è il tuo libro, il tuo testo, Rock e Resilienza, come sei riuscita a renderlo uno spettacolo teatrale? Fondamentalmente grazie al regista Emilio Russo del Teatro Menotti, che hanno visto nel libro delle potenzialità di pièce teatrale che personalmente io non vedevo, in quanto quello non è il mio lavoro precipuo, no? Però sono stata molto contenta perché in realtà ci hanno visto lungo, e il risultato secondo me è un bel risultato, faticosissimo, perché sono uscita completamente dalla mia zona di comfort, suono e non suonavo da 20 anni, canto e non cantavo da 20 anni, recito, ho recitato 30 anni fa, quindi capisci bene, però proprio è dimostrazione che le cose belle possono succedere, l'importante è veramente metterci il cuore e la passione, e la trasformazione è una trasformazione un po' a sorpresa, si parla tanto di resilienza, di riuscire a farcela nonostante le difficoltà. Direi proprio di sì, che tra l'altro deve essere poi, credo, anche un messaggio universale, in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo oggi. Secondo te, quale deve essere il ruolo della musica oggi? La musica deve ritornare a essere cultura e non intrattenimento. Purtroppo la musica non vale più nulla perché è dappertutto. E se di una cosa ce n'è troppa, smettiamo per apprezzarla. E negli aeroporti, e sugli aerei, e nei centri commerciali, nei supermercati, quindi non la scegli più. Noi possiamo ritornare a far diventare la musica cultura nel momento in cui la scegliamo, nel momento in cui diventa un atto volitivo, di volontà. E quindi smettiamo di subirla, perché visto che è dappertutto la subiamo. Nel momento in cui noi ritorniamo a scegliere la musica, ma a comprarla, perché purtroppo tutta questa debacle è avvenuta a causa del fatto che la musica si scarica, ma che termine è scarica? Io non ho mai scaricato un pezzo, cioè un gesto illegale, assurdo, a gesto socialmente condiviso e quindi considerato normale, ma non è così. Ho intervistato David Crosby qualche settimana fa, il fondatore di Crosby, Stills, Nash & Young, lo scopritore di Joni Mitchell, e lui mi ha detto: a 75 anni sono costretto ad andare in tour perché la digitalizzazione ruba il nostro lavoro. Per me questa è una cosa di una gravità pazzesca, quindi la musica può ritornare a diventare cultura nel momento in cui ritorniamo a sceglierla, a volerla e a comprarla. Anche perché oggi il concetto di album si è perso, potendo ascoltare semplicemente o scaricare o acquistare solamente determinate tracce. Sì, ma se tu ascolti solo determinate tracce, è come se di una donna che ami scegli soltanto la mano o la gamba. Un album è un lavoro che è frutto di un lavoro di insieme creativo, non posso estrapolarne solo dei brani. Quei brani sono estrapolati dalle logiche del marketing, i singoli, va bene, ma non puoi allora dire di conoscere un artista. Cioè avere 2000 brani sul computer non fa di te un collezionista e non fa di te un intenditore d'arte, né di musica. Quindi va completamente ribaltato il paradigma. Tornando a Rock e Resilienza, ma cosa ti ha spinto a scegliere il teatro come forma di comunicazione, dopo la radio e dopo anche appunto il testo scritto? Perché il teatro, la gente è lì e quindi è come se ci fosse un tipo, nell'era digitale il teatro è un luogo dove il telefonino non entra, dove è vietato fare le foto, dove è vietato fare le riprese, hai le persone in carne ed ossa e pur non vedendole perché tu sei illuminato su un palcoscenico non puoi vederle, però le puoi sentire. Io ho voglia di ritornare a sentire proprio la fisicità come quella che auspico nella musica. Il ritorno del vinile è un supporto fisico, lo puoi toccare, odorare, annusare, e quello fa la differenza. 1300 interviste sono quelle che hai realizzato.
quanto di te c'è nelle interviste? Quanto, diciamo, di quello che hai colto nelle varie interviste ci sarà in Rock in Residenza? Tantissimo, infatti c'è una frase nella parte finale dove io dico: tutte le persone che ho incontrato in questi anni sono andate a costituire l'impalcatura della mia vita. Il senso di questo spettacolo è anche che la vita è l'arte dell'incontro. Attraverso gli incontri che facciamo noi modifichiamo, cambiamo in meglio la nostra vita, dipende da che tipo di incontri si fanno, e quindi c'è tantissimo. Io sono, ho deciso di credere nei miei sogni perché ho avuto la fortuna di vedere persone realizzate che avevano creduto nei loro sogni, e quindi voglio restituirgli questo, ho un debito di gratitudine, mettiamola così. Come sono stati scelti i brani all'interno dello spettacolo? Con il cuore. Quindi non c'è una logica a tavolino, bensì dire: ma in questo momento ci vorrebbe questo, in questo momento ce ne vorrebbe quest'altro. Quindi assolutamente con il cuore, perché è difficile scegliere quando ascolti tanta musica e ne conosci tanta. Ma il cuore non sbaglia mai. E una delle particolarità è che c'è anche, diciamo, un filo molto sottile con quella che è la tua famiglia, perché oltre alla tua storia personale non sarai sola sul palco e ci sarà una persona molto vicino a te. Sì, mio nipote, di fatto mio nipote, che da 15 anni ha vissuto tra la Svezia e l'America, quindi l'ho conosciuto poco fisicamente, ma un'intervista di Roger Waters mi ha portato a New York, mentre lui era a New York, ci siamo ritrovati e abbiamo lanciato questo progetto insieme, quindi molto bello. Cosa pensi di poter comunicare con uno spettacolo come questo, a differenza di quello che invece fai tutti i giorni in radio? Ho più tempo, è 1:40 dove comunque posso esprimermi in molti modi rispetto a quello che faccio in radio tutte le mattine su Virgin Radio con Paolis Virgin. Voglio comunicare che è possibile uscire dalla propria zona di comfort e riappropriarsi dei propri sogni, però c'è tanto lavoro da fare, ma si può fare. Un lavoro che deve partire dalla base, anche da quella che può essere la musica pop, secondo me. Ma oggi esiste ancora il concetto di musica pop? Allora, noi dobbiamo sempre andare all'origine delle cose. La musica pop non è altro che un'abbreviazione di popular, quindi è la musica che può toccare il cuore di tante persone. Oggi pop è quasi come se ci fosse un'accezione negativa, di facile ascolto, ma non è così. I Beatles sono l'apoteosi del pop, sono loro che hanno portato l'accezione di popular a farla diventare pop e hanno scritto testi estremamente impegnati. Dobbiamo stare attenti a non svilire, a non depauperare i significati del loro significato primario. Molto bene, a questo punto io ti lascerei il microfono proprio per dare l'appuntamento a tutti i nostri lettori per lo spettacolo al Teatro Menotti. Molto volentieri, allora io vi aspetto al Teatro Menotti con Rock e Resilienza dal 16 al 21 di ottobre. Grazie All Music Italia.